Fano, città dei bambini e delle bambine, regala una giornata all'anno Viale Gramsci ai loro giochi e alle loro attività ludico-sportive preferite. Un fiume di bambini e genitori in festa per un giorno da sogno. Niente auto, niente smog, solo divertimento. Il Pincio e Viale Gramsci consegnati alla loro fantasia. Torna anche quest'anno la città da giocare domenica 27 maggio con il suo solito carico di associazioni, scuole, gruppi sportivi che danno vita ad animazioni, laboratori e performance estemporanee assieme ai bambini di tutta la città. La novità di quest'anno sono le tappe di avvicinamento però a domenica 27, due tappe intermedie, una domenica prossima a Sant'Orso e l'altra domenica 20 maggio nel quartiere Poderino in Piazza d'Italia, dove è stata presentata questa mattina l'edizione 2018 della manifestazione. Ma quest'anno abbiamo voluto precedere quell'appuntamento con altri due appuntamenti in due quartiere, con l'ambizione di arrivare per gli anni futuri con tante iniziative in tutti i quartieri, perché il progetto deve essere un progetto di tutti ed è un modo per coinvolgere ovviamente i bambini, le bambine, i loro genitori, ed è una festa per tutto, ma soprattutto è anche un messaggio di come vivere gli spazi, di come recuperarli in modo tale che la nostra città, i nostri quartieri siano sempre più vivibili e la qualità possa sempre crescere. Non a caso i due quartieri interessati a questa nuova formula sono due quartieri simbolo della rinascita del progetto che vede i bambini di Pedoni al centro della vita sociale della comunità. Una volta nel quartiere bambini e adolescenti si muovevano in tranquillità perché protetti da un micromondo fatto di conoscenze e rapporti di buon vicinato dove tutti si conoscono e tutti sono sentinelle del quartiere. Da piccoli bastava entrare dal lattaio o dal negozio di alimentare per sentirsi subito a casa. Ed è questo, è il clima che si vorrebbe ricreare con l'iniziativa. Non è un caso che quest'anno partiamo con il quartiere di Poderino di Sant'Orso, dove già noi lavoriamo molto con le scuole, con i bambini della scuola, quindi il coinvolgimento dei bambini è in primis, ma vorremmo appunto che partecipassero anche tutti gli abitanti del quartiere in due spazi che sono centrali rispetto al quartiere e che già funzionano un po' come catalizzatori, come momento di incontro, perché ci sono delle attività economiche piuttosto che la scuola e così via. Un momento di festa e di gioco può essere ulteriormente una possibilità di incontrarsi anche tra persone che si vedono magari durante la settimana o durante l'anno molto poco e magari fare due chiacchiere e stare in tranquillità. Quindi la socializzazione sicuramente, oltre che una maggiore utilizzo degli spazi pubblici, perché oggi vanno tutti molto di corsa e non è molto frequente appunto trovare dei momenti di pausa e di calma su questo.